promesso, solo rimandata di qualche giorno, è arrivata la promozione del Chieti. Un'emozione incredibile. Sì, ma succede così. È chiaro che domenica abbiamo fatto un primo piccolo passo falso, ma c'erano tante condizioni per poterlo fare. Bisogna stare sempre tranquilli e l'abbiamo vinto nelle prime 9 partite, che abbiamo preso quel vantaggio impensabile da colmare. Un po' d'ansia ti viene, il braccino corto, però ripeto, l'esperienza è questa, quindi noi siamo felici, strameritato, non credo che nessuno possa dire niente, le partite giuste le abbiamo indovinate tutte, le abbiamo vinte con merito e abbiamo saputo costruire un gruppo molto molto importante. Dedico veramente questa vittoria a Piero Di Bartolomeo, l'avevo promesso alla Curva Volpi, un gigante buono che non c'è più, e poi a Walter Di Leo, e poi i ringraziamenti sono a tutti, la società, il gruppo, lo staff, la squadra. Celestino Natale, veramente è un lavoro. Poi queste cose si vedono anche da schermo, dalla televisione, ed è così perché veramente si è creato un gruppo. Dal primo giorno abbiamo fatto un lavoro anche da un punto di vista mentale e psicologico insieme al nostro mental coach, un percorso voluto da me e da lui e dalla società che ha portato ad avere un gruppo forte perché solo così puoi vincere. C'era bisogno di gestire tanti giocatori e c'è bisogno quindi di organizzazione. E l'abbiamo fatto, abbiamo sopperito delle assenze perché nessuno deve dimenticare che Verna l'abbiamo perso, abbiamo perso Corticchia che stava in un momento molto positivo, abbiamo perso anche altri giocatori, Filosa. E invece noi non abbiamo indietreggiato, quindi penso veramente non c'è stata storia, secondo me, in questo campionato. Quindi un percorso che continuerà con Mister Lucarelli. Questo bisogna chiedere alla società. Le premesse volendo ci sono tutte, però poi i discorsi vanno fatti con calma. Naturalmente io mi trovo benissimo, la società pure ha dimostrato di avere massima stima nei miei confronti, quindi poi queste sono cose che ragioneremo dopo, perché adesso bisogna solo festeggiare perché riportare i Chieti in D, ragazzi, tanta roba. Manca poco a fare il sogno di tutti i teatini. Mi fermo qui, dai. Vabbè. Grazie mille, mister.